Vai. Ma allora, questo gruppo, il gruppo di lavoro a cui relazionerò, unifica tre dei titoli della, del documento nazionale, e li unifica perché credo che siano i temi che danno forza, danno con forza il senso della nostra lotta, perché sono in grado di costruire ciò di cui abbiamo assoluta necessità in questo momento, e cioè la ripresa di una narrazione sul tema acqua e beni comuni, senza la quale il movimento dell'acqua italiano rischia di ridursi ad un gruppo di più o meno esperti di costruzioni societarie, metodi comunitari, e perché la dimensione internazionale è fondamentale per dare respiro, autorevolezza e comprensione del valore della nostra lotta. Rimane implicito che dovremmo continuare a occuparci di società, di tariffe, di atto, perché questo ci ritroviamo a dover affrontare tutti i giorni nei nostri territori, almeno questa è la mia personale esperienza nella desolata landa savonese. D'esserci occupati prevalentemente, se non esclusivamente, di costituzioni societarie e metodi tariffari con un dispendio di energie non indifferenti, penso all'obiezione di obbedienza civile in modo particolare, è uno dei motivi per cui oggi, pur mantenendo un'elevata credibilità in tanti settori, reti sociali e politiche, assistiamo a un affievolimento della nostra capacità di tenuta organizzativa, di intervento e di mobilitazione concreta. È ovvio che ci sono altri elementi che hanno concorso e che concorrono a rendere complicato il nostro lavoro. La trasformazione in questi anni, lo dicevo all'inizio, dei diritti in privilegi, la vicenda del debito, il fatto che oggi vengono usate strategie più subdole per arrivare alle privatizzazioni, perché con la crisi hanno impoverito e impaurito vasti strati della società. Ma penso che proprio di fronte a questa situazione sia assolutamente necessario giocare in maniera forte il senso paradigmatico del tema acqua. Sento il bisogno di indicare un orizzonte praticabile che mette il tema acqua al suo giusto posto, quello appunto di paradigma del terzo millennio. Penso possono essere questi tre, che adesso vado ad elencare, i concetti di fondo da cui possiamo partire, e vado per titoli poi vi spiego. Sono tre, tra virgolette, slogan che, come dire, tutti noi più o meno conosciamo. Il primo è: si scrive acqua, si legge democrazia. Il secondo è: ogni volta che si usa lo sproposito le parole beni comuni muore un panda. E la terza è: quanto di globale c'è nella situazione locale e quanto di concretamente territoriale ci sia nei processi globali. Allora, l'idea è quella di discutere, ragionare e trovare insieme metodi e forme di mobilitazione per arrivare ad alcuni obiettivi. Il primo, che riguarda il primo titolo, si scrive acqua, si legge democrazia, è allora il discorso del rafforzamento dei diritti fondamentali rispetto alle logiche dei vincoli di bilancio, di garantire insomma l'incondizionabilità finanziaria dei diritti fondamentali, tenendo conto che la rivendicazione del diritto fondamentale all'accesso all'acqua è un paradigma indiscutibile, perché si apre agli altri diritti, li rappresenta e li tutela, perché ad esempio il diritto fondamentale all'accesso all'acqua è preordinato alla tutela del diritto alla salute. Nel nostro ragionamento non dimentichiamoci che non siamo soli, e non parlo solo dei movimenti. La stessa Corte Costituzionale dice che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Questa è la nostra Corte Costituzionale, non il Paolo Cassetti, con tutto il rispetto per Paolo. E che l'ONU nel 28 luglio del 2010 ha dichiarato il diritto all'acqua potabile sicura e ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti gli altri diritti umani. Queste due cose qui non dobbiamo mai dimenticarci nella nostra lotta. Su questo versante ci sono proposte di lavoro sulle quali da tempo discutiamo e sulle quali però io credo che sia giunto il momento di dare concretezza. E cioè la costruzione di una campagna nazionale, declinata come nostro solito nei territori, di rivendicazioni di quanto detto prima, che preveda anche, per esempio, l'inserimento in Costituzione di un articolo specifico di tutela dei diritti fondamentali. Campagna che può diventare, non è una campagna in sé, ma può diventare un elemento di raccordo, un collante delle nostre campagne in atto,
ma anche e soprattutto uno straordinario elemento di connessione con gli altri soggetti che si battono ogni giorno per i diritti e la democrazia nel nostro Paese. E perché infine tradurre nella Costituzione la volontà referendaria significa percorrere le lotte per la tutela dei diritti costituzionali, di cui il bene primario sociale, acqua, è presupposto di soddisfacimento. Il secondo tema è che un bene pubblico non è ancora un bene comune se la sua gestione non è partecipativa. Dobbiamo allora andare oltre il concetto di proprietà collettiva e considerarci, come cittadini, invece usufruttuari di quel bene e partecipare alle scelte che lo riguardano. Essere consapevoli delle strettissime connessioni che intercorrono tra comunità locale, democrazia partecipativa e beni comuni. Infatti è l'insieme dei beni comuni che definisce lo spazio vitale della comunità e senza partecipazione lo spazio collettivo si restringe, si impoverisce fino all'estinzione della comunità stessa. Inoltre i meccanismi partecipativi sono il solo antidoto ai pericoli dei vari carrozzoni e dei tipici e deteriori aspetti di malaffare che tutti ben conosciamo. Per questo penso che la gestione partecipativa richieda una chiarissima distinzione tra ruoli tra movimenti e istituzioni. Il bene è comune se il valore d'uso sostituisce il valore di scambio, se non è più il mercato a dettare le regole della sua gestione, ma forme di democrazia diretta dal basso che gli utenti, non proprietari, di quel bene si danno per accedere ad esso, secondo i bisogni, preservarlo e trasmetterlo, revocando una delega finora affidata a istituzioni che tra l'altro la crisi della democrazia rappresentativa che stiamo vivendo sta rendendo un guscio vuoto. Concludo questo secondo aspetto citando quelle che sono le tre proposte che sono contenute nel documento nazionale, quindi lavorando sul tema della partecipazione. E lì sono stati elencati tre temi che sono il diritto all'informazione, l'istituzione di una fase di partecipazione e discussione assembleare e la terza è quella della fase della partecipazione e gestione. Poi casomai nel dibattito entriamo più addentro alle questioni. La terza questione è che in questi 20 anni è aumentato il peso e la forza dei movimenti dell'acqua a livello mondiale, tanto da aver contribuito non poco al riconoscimento dell'ONU di cui parlavo prima. Il forum italiano, con la sua esperienza di lotta e organizzazione, è stato un punto di riferimento e un elemento decisivo, a partire dal forum alternativo mondiale di Marsiglia, nella costruzione del movimento europeo e mondiale. Il movimento mondiale ha saputo andare oltre se stesso, offrendo un paradigma, una narrazione, una prospettiva non solo alle migliaia di gruppi territoriali, ma anche uno sbocco politico e una sponda con le istituzioni locali o governative con le quali, nella differenziazione dei ruoli e dei piani, abbiamo creato sinergie precedentemente impensabili. Sinergie, vittorie e avanzamenti che neppure oggi riescono ad accantonarle facilmente nonostante si viva nel pieno tentativo di un ritorno indietro. Il Movimento Mondiale ha chiaro che la battaglia in difesa della gestione pubblica e partecipativa del ciclo idrico, oltre ad essere un'importante precondizione contro la commercializzazione dell'acqua, diviene parte della sfida globale e territoriale per la preservazione del bene e contro l'uso di essa come arma di controllo delle nostre vite. Sul terreno internazionale penso che, come dice il documento nazionale, la costruzione di una battaglia contro la direttiva acqua a livello europeo e quella per una buona riuscita del forum alternativo mondiale dell'acqua di Brasilia del prossimo marzo in difesa degli acquiferi della terra, perché questo è il tema centrale di quel forum, sono battaglie ideali di riferimento, sono il terreno di lotta per la sopravvivenza del vivente in un mondo sempre meno libero dal mercato come centro regolatore del vivere. È una sfida che dobbiamo organizzare nei nostri territori, è una sfida che dobbiamo elevare perlomeno allo stesso livello di chi ci opprime, e cioè a livello internazionale e globale. Questi tre terreni che dobbiamo affrontare, quindi vabbè, in questo gruppo di lavoro, dobbiamo affrontare tutti insieme. Il nostro compito è quello di approfondire le questioni, ma io credo sia anche quello di tentare di snellire il documento, di renderlo più chiaro e immediato e, ultimo ma non ultimo, di definire e proporre qui oggi in questa assemblea e poi nell'assemblea del coordinamento nazionale del 16 dicembre a Roma temi, iniziative e mobilitazioni affinché diventino patrimonio comune e elementi di rilancio dell'iniziativa non solo del Movimento per l'Acqua,
ma di dare a noi contigui con l'impegno di ricomporre la frammentazione sociale che oggi viviamo. Bravo.